Buonasera a tutti a Toco Bike. Oggi martedì parliamo di cinema giapponese. Parliamo di cinema giapponese, parliamo di un regista, Yuichi Hiroki, e del suo film. Yuichi Hiroki, dopo leggeremo, è un regista abbastanza importante nel cinema giapponese, che purtroppo non è poco conosciuto, però insomma è uno che merita, insomma, di cui parlare stasera. Parleremo di questi film. Purtroppo c'è un problema, appunto, essendo poco conosciuto in Italia, che sulla scheda Wikipedia e non tutti i suoi film sono riportati, quindi cioè tu hai alcuni film, però li scherzo pochi, quindi anche su MyMovie, il portale che uso sempre per cercare i film insieme a Wikipedia, e molti mancano, quindi sono i più recenti, quindi con quale magari qualcuno vorrebbe dall'elenco, quindi i principali, più famosi. E purtroppo non tutti li vediamo stasera, perché molti non sono riportati. Ci sono, ma non c'è la scheda. Allora, funziona tutto. Allora, i contatori funzionano, vedete in alto, con i contatori iscritti del canale, quindi iscrivetevi, non costa niente, basta cliccate sulla campanella e diventate follower del canale. E facciamo crescere, il mio primo obiettivo, ho messo 50 follower, quindi comunque vuoi far crescere il canale, quindi sono arrivo. Non costa niente, quindi basta cliccate sulla campanella. Poi vediamo se funzionano i comandi e chatbot. Allora, ci ho messo. Infatti, scusate, mi ci ho messo, ma poi sul punto esclamativo, senza punto esclamativo non funziona. Allora, comandi, ecco, non posso funzionare, ecco, sono qua, i comandi funzionano, vedo ebook e social, i comandi dei libri li ho tolti, perché insomma, comunque li trovate, prima c'era, quando facevo live su Twitch, trovate anche i link dei vari libri che usavano questo in giapponese, comunque li trovate sempre su in descrizione dei vari video, appunto, delle varie lezioni che abbiamo fatto in giapponese, quindi li trovate sempre lì. Quindi ho tolti, magari, altrimenti come fatto, perché sono abbastanza lunghi, quindi c'è proprio anche più di 200 caratteri alla volta, scommetto, quindi insomma non va, quindi li ho tolti, insomma, comunque li trovate sempre in descrizione, appunto, dei video. Allora, se volete sostenere il canale, appunto, oltre a iscrivervi, non costa niente, potete fare più collaborazioni tra Westrino e Coffee.com. Differentemente, quindi potete usare entrambi i due siti, potete donare da pochi spicci in su, come volete. E poi, se volete, potete acquistare il mio ebook che trovate su Amazon 5 euro. Facendo queste cose potete sostenere il canale. Doveva apparire. Dopo, come ho trattato, è un po' lenta la chat, cioè l'aggiornamento dei comandi. Questo è appunto l'ebook. Su Twitch è più veloce. Il chat con YouTube va un po' più lento. Poi ci sono gli altri social, quindi oltre qui al canale YouTube, dove trovate tutte le ricette che ho fatto, quindi quelle mattine quando facciamo, appunto, parliamo di Margaret, la giapponese, Cia giapponese e adesso anche di arte giapponese. Come ho detto, abbiamo eliminato, cioè eliminato la live del giovedì, non c'è più, quindi quando parliamo di arte giapponese, arte cultura giapponese, facciamo sempre gli altri alternanza. Una settimana, altri, man mano, parliamo di tutto, insomma, piano piano, facciamo tutto. E poi sono le aree del sabato, quindi quelle del sabato, quando prima facciamo, giocavamo giochi vintage, adesso facciamo queste aree di escursione usando Google Maps, giriamo già con Google Maps, quindi queste aree facciamo al sabato. E queste sono tutte quelle precedenti, trovate sia nelle live interne sia quelle editate che trovate sul canale YouTube. E sono anche i video che ho fatto, tra i 5 turisti c'è qui già qua, questi video che ho fatto girando, appunto, a Bucciacqua in bicicletta, ho fatto questi video, adesso ne farò qualcun altro, quest'estate, secondo me. Bella stagione e giornate più lunghe, farò qualche altro video, che c'è anche qualcos'altro qua da vedere, e quindi farò altri video. Questi sono tutti i video sul canale YouTube. Poi c'è la pagina Facebook dove sempre gli annunci, anche stamattina mi sono annunciato che ho fatto la stasera, quindi iscrivetevi così state sempre aggiornati, e se c'è qualche problema devo inviare qualcosa, metto sempre l'annuncio sulla pagina Facebook, e metto anche il link tutti i video che pubblico, tutto sulla pagina Facebook. Poi c'è il gruppo Facebook, la pagina Instagram dove vedo foto, disegni, cose varie, TikTok dove pubblico i video, TikTok, e poi c'è la mail, TalkBack, Yashomi.it. Qui se volete scrivere in modo diretto potete contattarmi anche tramite mail. Allora, tutto, quindi, iniziamo. Allora, vediamo qua che cosa trovo, troppe cose che non servono. Allora, iniziamo. Quindi adesso, come al solito, apriamo immagini, quindi vediamo immagini del... Allora, dov'è? Cattivo immagini. Vediamo la foto dell'autore, del regista di oggi, e poi diciamo,
leggiamo la scheda su Wikipedia e poi andiamo a vedere i film con cui sono citato, quindi le locandine, dei film, locandine, soprattutto locandine originali, perché locandine italiane ce ne sono, comunque vediamo le locandine dei film, e alcuni film sono stati tratti da manga, quindi vi leggo anche la scheda del manga, e vi faccio vedere anche la copertina, perché la copertina ce l'ho messa qua, così, sì, ce l'ho messa, sì, ho messo anche la copertina del manga. Quindi faccio vedere una tratta da un libro. Comunque sono. E alcuni film sono stati tratti appunto da manga. Quindi ho fatto anche live action, cosiddetti live action, no? Film tratti da manga, insomma, da manga, fumetti, da anime. Alcuni non si apre. Si apre l'immagine. Ecco, non si è aperta. Adesso si sta aprendo. Ok, si sta aprendo l'immagine. Un attimo, vedete un po', da qui sì, ma sempre a schermata nera, poi qui c'è poi viene fuori l'immagine, e cominciamo a leggere, allora, avete al titolo che ho messo Yuigi con la U allungata, perché qua sotto guardo la doppia, cioè la trattino sopra, la mia forma, quindi ho messo Yuigi, sempre la Yuigi, quindi la U allungata, Hiroki, Hiroki Akuyo. Allora, nato a Koyama, e il 1 gennaio 1954, ancora vivo, insomma, è vivente, e poi chiama la prefettura di Fukushima, quindi la zona dove c'è stato il terremoto nella regione Tohoku, no? A nord di Tokyo, vicino a Sendai, c'è stato il terremoto 11 anni fa, e adesso a marzo sono 12 anni, a marzo c'è stato il terremoto, lo tsunami, poi tutta la catastrofe che c'è stata nella città nucleare. Invece, allora diciamo, nato con Yama, il 1 gennaio 1954, è regista giapponese, considerato uno dei più intelligenti studiosi del personaggio del cinema moderno giapponese, nonché uno dei pochi registi di sesso maschile capaci di rappresentare le donne con profondità autentica, insomma, anche per questo punto è un regista di un certo spessore. Allora, questa è l'introduzione. Questa è la foto che trovate sulla pagina Wikipedia, che è stata fatta recentemente, quindi al Tokyo International Film Festival del 2022, l'anno scorso, è proprio recente, insomma, la foto recente. Dopo un inizio di carriera nel mondo del Pink Eiga, abbiamo visto anche altri registi, e che sarebbe, abbiamo detto che magari una volta dovrei parlare anche un po' di, non parlare di un regista, parlare di vari generi. Pink Eiga sarebbe il film Pink, un macro genere di film cinema giapponese che include generalmente qualsiasi tipo di film, contenga nudità o abbia a che fare con sesso, ma che è spesso utilizzato per identificare un genere più definito, un contenuto erotico softcore, nato alla fine degli anni 60, quindi questa è Pink Eiga. È un softcore, insomma, un genere. Quindi si è cimentato a partire dagli anni 90 e nel XX secolo in pellicole più convenzionali, continuando tuttavia ad occuparsi di temi come la sessualità e i problemi sociali che affliggono il Giappone moderno. Quindi all'inizio ho fatto questi film un po' più di nicchia, un certo film in particolare, con anche critica sociale, cosa, poi ultimamente, negli ultimi anni, ho fatto più mainstream, infatti ho fatto questi film un po' tratti da manga, quindi più anche più leggevo i film. Allora, leggiamo la biografia, più nello specifico. Allora, gli esordi con i Pink Eiga. Hiroki fa parte della numerosa schiera di registi giapponesi che ha iniziato la carriera occupandosi di Pink Eiga. Scritto Pingu Eiga, cioè film Pink, cioè film rosa. E poi non sono i film rosa nostri, appunto, sono i film rosa che sono sempre come gli esseri di metallo. In questo caso sono i film, appunto, erotici. Soft erotici. Genere cinematografico giapponese di contenuto erotico softcore, nato alla fine degli anni 60. Le prime esperienze in ambito cinematografico sono come aiuto regista per lo studio Okura Eiga alla fine degli anni 60, 70. Di là poco inizia a lavorare per Genji Nakamura in qualità di assistente, responsabile di montaggio e manager nella compagnia di quest'ultimo, la Yupo. Il debutto come regista risale al 1982 con la pellicola Sengyaku, Onna o Abaku, prodotta da Abingdon Film. Le cattive recensioni lo spingono tuttavia a ritornare sui suoi passi e a continuare per un certo periodo come aiuto regista. Che ha fatto questo film, ha avuto poco successo, quindi ha fatto bene, insomma, a ritornare a fare aiuto regista, quindi magari c'era più esperienza, quindi ha pensato di ritornare a fare, di non fare più film con quel tempo. A partire dal 1983 torna dietro la cinepresa e dirige una serie di tre film prodotte dalla Egg, una nuova compagnia sussidiaria della Mikatsu, specializzata in film homoerotici, io ho fatto anche film di quei generi,
racconto le tribolazioni di varie coppie gay sullo sfondo del Giappone degli anni 80. Il cioè, che insomma, cosa sociale, insomma, descritto anche un periodo particolare, una cosa particolare del Giappone di quell'epoca. Tutti e tre i film vedono come protagonista l'attore Toru Nakane, mentre Boku no Kizetsu, considerato il migliore della trilogia dai critici Thomas e Yuko Weiser, si avvale della scenografia di Rokuro Michizuki. Ah, con il film Sensei Watashi no Kanai Hiho Tsukinaide, 1904, Hiroki si guadagna l'appellativo di Principe del Porno Giovanile. La pellicola è prodotta dalla Yuko e distribuita da Nikkatsu e vede la sceneggiatura ancora una volta Mochizuki e poi protagonista Nakane, nel ruolo di un universitario che fa da tutor a una studentessa dei superiori. I suoi lavori più famosi per la Yuko sono una serie di brutali film di genere sadomaso, come fatta con ieri, girati sotto il pseudonimo di Go Yujuin, usato a più riprese anche dallo sceneggiatore Hiroshi Ishikawa e dallo stesso Nakamura, quindi lo stesso pseudonimo che viene usato da più persone. Secondo Hiroki, l'utilizzo di un nome fittizio gli avrebbe concesso più libertà nello descrivere sotto la nuova luce le reazioni sadomasochiste. I film diretti sono, sotto il nome di Go Ijuin, sono The SM 184, The Second 185, The Ikenie 186, i titoli distribuiti da Nikkatsu. Nel 186 è la volta del bizzarro SM Kyoshitsu Shiki, pubblicizzato come facente parte di una nuova ondata di film sadomaso con un senso di umorismo. Nel 1987 Hiroki dirige l'emergente Abu Idol Hiromi Kobayashi in Kobayashi Hiromi Kobayashi in Kobayashi Tomi no Honsho, edito dalla Million Film, e Eri Kikuchi nel film Kikuchi Eri Kyonyu Zeme, distribuito da Nikkatsu nel gennaio 1988. Allora, un attimo. Abu Idol si è avuto attrici, le idols per gli idols, tutto questo personaggio famoso, queste particolarità di attrici, e Abu Idol segue e poi lo sta sempre, e poi lo sta giapponese. Hiroki al cima. Hiroki si cimenta anche con il cinema pornografico vero e proprio, quindi dirigendo il film Banana Baby. Banana sempre banana, perché ero già questo, la V e la B sono la sinistra, quindi ho fatto il gioco parole. Banana Baby, 1989, e Yusekitsu Sekushi, scusate, Sekushi Meizu Nuke Nuke Finishu Dai Kyuran, 1990, per Atena Eizo, una compagnia fondata dall'ex regista di Pinku Eiga Tadashi Yoyogi. In questo periodo ho fatto questi film. Passaggio al cinema mainstream, questo passa ai film più ormai, tra virgolette. Hiroki lascia l'industria del Pink Eiga alla fine degli anni 80, continuando tuttavia ad occuparsi di film che trattano la vicina sessualità, pur cambiando il suo stile, e punta su una differente target di pubblico. Nel maggio 1989, insieme ai registi Masato Ishioka e Tadafumi Tomioka, fonda la compagnia Heaven, Hebun, in giapponese, cioè io già parlo di solo. Nel 1990 dirige per la Shochiku, una compagnia sentimentale sulle relazioni dei giovani coppie del Giappone moderno. Sawako no Koi, Jotsuma Uso no Renai Koza, mi scritto. A questo segue l'oro erotico Direct to Video, cioè videocassetta serve, e un video serve. Sadistic City 1983, il quale si aggiudica il gran premio della giuria allo Yubari International Fantasy Film Festival. Il punto di svolta nella carriera di Hiroki, tuttavia, avviene grazie a 800 Shoolap Runners del 1984, film che pone l'accento sulla relazione eterosessuale e omosessuale di un gruppo di adolescenti appassionati di atleti di regia. E questo è quello che l'ha reso più famoso, che ha lanciato il suo. Hiroki rispolvera il tema a lui caro delle emozioni e delle vite sessuali dei giovani adulti nel Giappone moderno con film Midori 1996 e Tokyo Gumi Onna 2000. L'altro genere è invece il film Futei no Kisetsu, sempre del 2000, in cui Hiroki collabora nuovamente con
Hitoshi Ishikawa, autore della sceneggiatura. La pellicola sembra essere parzialmente ispirata all'autobiografia dello scrittore Ōri Ōhudan, celebre per i suoi racconti a sfondo erotico sadomaso. Spantavo sempre le parti. Il successo, con il film del 2003 Vibrator, basato sul romanzo omonimo di Mai Akasaka, e con protagonista Nao Omori e Shinobu Terajima, Inoki tocca in maniera importante il tema dell'alienazione delle donne all'interno della moderna società giapponese. La pellicola vince il premio d'onore come miglior film alla 25ª edizione del Festival di Yokohama Film Festival, dello stesso Hiroki si aggiudica quello come miglior regista. Il film ha avuto notevole popolarità anche al di fuori del Giappone, e secondo il critico Thomas, si tratta di uno dei più coraggiosi e importanti film degli anni recenti. Hiroki dirige ancora una volta Shinobu Terajima nel fine 2005, Yawarakai Seikatsu, occupandosi nuovamente di problemi sociali sullo sfondo della moderna vita digitale in Giappone. Vedete, film interessanti, soprattutto per chi studia, per gli interessa proprio come la vita sociale in Giappone, recente, quasi contemporanea, insomma, inizio del 2000, quindi è interessante. Nello stesso periodo gira L'Amante del 2004 e Emma del 2006, due film drammatici che affrontano entrambi, ma in maniera differente, il tema della prostituzione. Tra gli ultimi film figurano Keibetsu del 2011, un film sentimentale con Ken Gokora, Anne Suzuki e River, River, scusate, River, nel 2011 sempre, ispirato alla vicenda del massacro di Akihabara. Tokyo Love Hotel, 2014, film corale ambientato in un Love Hotel, nel noto quartiere lussuoso di Shinjuku. È stato presente e presentato in anteprima alla 33ª edizione del Toronto International Film Festival. Dopo vediamo questi, questo qua più recente, vediamo. E qua è tutto quello che c'è scritto qua, insomma, sulla Wikipedia. Poi c'è la filmografia, come dicevo. La filmografia che molti film puntano, non c'hanno la scheda qua. Non so, soprattutto su che film è Big Eiga, quindi non vengono citati. E a cominciare appunto nel 82. Molti film abbiamo già citato, appunto, leggendo la biografia. E adesso qua andiamo a vedere quelli di cui ho trovato la scheda, sia su Wikipedia che su MyMovie. Quindi vediamo questo. Qua non c'è niente dei guidi tratti dai manga, però comunque ci sono, quindi li faccio vedere. Sulla biografia non c'è niente. Allora, cominciamo con il primo film. Cominciamo con il primo film. Molte schede sono su MyMovie, perché qua su Wikipedia sono poche schede di questi film. Allora, qui ho firma, questo qua, vediamo, locandina, qua. Locandina va subito originale perché locandina italiana non ce ne sono. Allora, questo è The Lightning Tree, il titolo in inglese. Il titolo originale qua non c'è scritto, non lo troviamo qua. Film 2010, di 183 minuti. Allora, un giovane di nome e famiglia si innamora di una ragazza sotto un albero speciale chiamato Rayu. Questo è il... Dice, vediamo se c'è un po' di più. Un po' di più. Ah, siamo una ragazza. Ben presto però, i due dovranno fare i conti con le diverse posizioni sociali. Quindi questo è tutto quello che c'è scritto. Dopo guardare le cose che volete sono un po' servizie. Alcuni vengono sviluppati un po' meglio, le critiche, anche le sinossi, insomma, le trame dei film, cioè, alcuni sono un po' più stringati come cose. Spiegazione del film, insomma, diciamo i contrastati. Invece, come all'epoca, sembra sia un po' sì, insomma, non è recente, insomma, come è in costume, quindi sarà 800, insomma, diciamo, non è un film contemporaneo, come trama, come storia, è in costume. Bello, locandina, bella, locandina, sicuro. Ha fatto un po' la contrapposizione blu e rosa, maschio. Ok, andiamo avanti. Allora, River, questa è River. River. Allora, questo è già più famoso, ci trova la scheda più esplicativa. Allora, River, qua sempre su MyMovie, la scheda. MyMovie.it, questo sito che parla di cinema. Allora, River 2011, 89 minuti. Allora, c'è qualcosa di più? Sì, qua c'è la legge.
Allora, dice, dopo il dramma di costume, fatti vedere in costume, The Lighting Tree, regista di occhi lirici, torna a cima con una storia vera. Questa è una storia vera. Adesso vediamo cosa dice qua. All'incontro di due anime alla deriva. Infatti qua vedete l'ambientazione contemporanea, ovviamente, la città. Alcune rive di occhi lirici si ispira alla storia vera di un massacro avvenuto, a cui diciamo prima, avvenuto il 7 giugno di 2008 a Akihabara, il quartiere dello shopping di elettronica di Tokyo. Uno sguinguato, dopo aver preso a noleggio un furgone, lo ha lanciato contro la folla, uccidendo tre persone, accoltellandone a morte altre quattro, prima di essere catturato dalla polizia. L'incidente è finito sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo, e si sono affrettati a commentare sulla condizione disperata e alienante della gioventù emarginata nel Giappone, capisci? Cioè, che ha questo qua, un pazzo, chissà, un videogioco, chissà, roba di solito. Vai a toccare sempre le cose lì. Dopo il terremoto e lo tsunami che hanno colpito il Giappone l'11 marzo del 2011, però, Hiroki ha deciso di riscrivere i copioni di rive in modo da riflettere l'ultima tragedia, il cui impatto sulla psiche nazionale è stato anche più devastante. Rive rappresenta la quel genere di film sommessi, lirici e dal ritmo lento che i produttori delle opere più commerciali di Hiroki, come il dramma in costume 2010 Lighting Tree, Ryu, considerano sicuramente un veleno per il botteghino, sono per cui quei film più d'autore, così ai film d'autore, quindi più lenti, che di solito la gente lo guarda, cioè non c'è un pubblico così vasto. Hiroki invece riesce a coniugare le due linee narrative in un insieme organico che va al di là dei titoloni dei giornali per commentare i dilemmi universali, come lasciarsi andare, come perdonare, come trovare uno scopo quando tutto sembra futile e arbitrario. Il film comincia con una lunga carrellata sulla protagonista, Ikari, Rembutsu Misato, sempre questa qua, no? Rembutsu Misato, che esce dalla stazione di Akihabara e cammina per le strade del quartiere, con un'aria solitaria e pensosa e che, abbinata al suo soprato arancione, infatti vedete proprio la copertina, soprattutto arancione, la distingue dalla folla animata intorno a lei, un fotografo, Nakamura Nami, si interessa a lei e mentre scatta foto a tutto spiano e tira fuori la sua storia. Il fidanzato di Igai, Kenji, era una delle vittime del killer e dopo un lungo periodo di depressione e solitudine, Igai va a vedere il luogo dell'omicidio. Nel corso della giornata, Igai incontra un giovane tormentato e molto Tokyo, Tokyo, anzi, molto Tokyo. Adesso qua mi sa che spoiler tutto la storia, questa qua. Vabbè, leggiamola, anche se spoiler tutto. Allora, devo chiamare il modo anche io collegato in qualche modo al killer, un musicista di strada amichevole, Aoki Michiko, del duo pop Quinta Yang, cioè un duo pop, un musicista famoso, che la commuove con la sua musica, e un losco individuo di mezza età che sta cercando una cameriera per un bar, Taguchi Tomorrow. Le cui lusinghe risollevano l'ego della ragazza. Per capriccio inizia un periodo di prova come cameriera, ma la sua breve conoscenza con una collega stremata, Nanana, la convince che fingere di essere un'altra persona per spillare denaro ai uomini gregoni non fa per lei. Queste escort che ci sono, queste ragazze, sono, questi locali. Alla fine incontra Yuji, come Yoshi Yukichi, un giovane che vende componenti per elettronica che potrebbe aver conosciuto Kenji. Yuji però è irritato dall'ossessione di Ikari per il passato. Questa è la realtà, le dice, indicando un programma televisivo di informazione su un recente disastro. Ma anche lui sta soffrendo del suo passato, vale a dire dei suoi genitori lontani che vivono in una città devastata dallo tsunami. Ieri ha fatto questa fusione tra quello che è successo a Chiaba e quello che è successo dopo lo tsunami. Alternando riprese girate con la telecamera a mano, osserva discretamente a distanza e i primi piani che catturano i personaggi nei momenti più rivelatori di maggiore vulnerabilità, Hiroki crea una atmosfera caratteristica, intima e obiettiva insieme. Allo stesso tempo ama tirar fuori le sue attrici dai ruoli in cui si tengono a loro agio, come Terajima Shinobu nel suo capolavoro Libretto del 2003, per esempio, vogliamo, e Rembutsu. Ma per il livello non c'è la scherma, questo è più recente. Guarda qua, mi sa che non c'è.
Infatti, dopo Wikipedia non c'è. No, non c'è. Nessun Wikipedia, nessun Webull. Ah, non c'è. Guarda qua, questo qui. Ah, non c'è. E a Mutsu Michiko, in fa eccezione. All'inizio del film, alla fine, Hiroki gli dedica l'inquadratura in cui l'attrice risvela le mutevoli emozioni di Ikari in un fluire naturale e delicato più che con virtuosismi di teatralità. Come capita spesso nei film di Rocky, il protagonista, maschile Yuji, funge da catalizzatore per l'eroina. Le spacca il guscio, aprendola a nuove possibilità. Ma questo derelitto che conosce la strada, con il suo berretto di lana, è solo uno sperduto a modo suo, proprio come Ikari. Come Yoshi Yukichi, riesce a trasmettere il mix di sofferenza interiore e disinvoltura esteriore di Yuji in modo trasparente e naturale. River è un ottimo film per l'ultimo titolo per il film, in quanto sia Ikari che Yuji sembrano essere a deriva, come riti nella corrente, ma entrambi si stanno anche muovendo verso qualcosa di più vasto rispetto alle loro esistenze individuali, man mano che si liberano da rancori o rimpianti del passato. Hiroki lascia a loro decidere cosa sia quel qualcosa, mentre sui titoli di coda viene Mugire, parte Mugire, scusa, insomma, una scelta insolita ma appropriata. A meno che non abbiate visto la colazione a Tiffany troppe volte e non riusciate a togliervi un riepo dalla testa. La citazione. Faremo vivere sempre la canzone, no? Di colazione a Tiffany. I Mascini che tratta da catalogo fa più presto del 2014, dove ha scritto il pezzo. Questa è recensione. Ma questo è interessante. Ok, andiamo. Ok, altro film. Purtroppo questi film qua non sanno in italiano, si trovano. Forse sono sottotitolati. Comunque, ho voluto parlare lo stesso perché ho registrato portato in merito, essere voce. Allora, questo è The Egoist. Egoist, cioè gli egoisti. Film 2011, sempre, in drammatico 185 minuti. Una love story fra una ballerina di lap dance e un giocatore d'azzardo in carriera. Purtroppo poi i dati di vari lettori, vari cose, ce ne sono pochi. Un classico della letteratura giapponese in un film. Poi qua c'è la scheda, che è già un po'. Allora, vediamo cosa dice. Perché qua mi parte il trailer, non sto più la cosa. Allora, poi allora, Suzuki interpreta Machiko, una ballerina di lap dance in un club di Kabukicho, che si innamora a prima vista. Aspetta, è partito. Dov'è? Ha bisogno di stop perché non è partito il treno. Italiano. No, l'originale non c'è italiano. Niente, mi è partito il treno, quindi sentivo sottofondo. Allora, dicevamo, amici, è un club di Kabukicho che si innamora a prima vista di Kazu con la Kengo, cioè la torre. Un giovane giocatore d'azzardo è maciato e dallo squadro feroce di questo qua. Protagonista di che fugge con lei una sera in cui dei gangster devastano il locale. In realtà Kazu è uno di loro, costretto da un capomada, Murakami Jun, in cambio dell'estinzione di un debito di gioco. Questa storia di giovani innamorati in fuga, ispirata al romanzo del compianto Nakagami Kenji, 1996-1992, un classico del cinema. Filmati da Hiroki, le scene ambientate a Kabukicho hanno un sapore contemporaneo e di pericolosità e spietatezza. Ma quando l'azione si sposta a Shingu, la prefettura di Wakayama, città natale di Nakagami, dello scrittore, l'atmosfera e gli accenti mutano. Siamo nel mezzo del territorio del dramma familiare giapponese, con i vecchi crimini e antiche animosità si inaspriscono, ma i legami non si spezzano facilmente. Con il ritorno nella sua casa e campagna, Kazu spera di sfuggire alla sua vecchia vita e iniziare una nuova con Machiko. Avendo accettato l'invito di Kazu a fuggire, pur non sapendo dove perché, Machiko all'inizio è spaesata, soprattutto quando il padre di Kazu, come Yashikaoro, benestante e irascibile, gli mette praticamente la porta. Lei e Kazu si trasferiscono in un appartamento vicino e lui trova lavoro come fattorino per lo zio Taguchi Tomoko, scontroso proprietario di un negozio di liquori, mentre Machiko
cerca di fare amicizia con gli amici dei coltelli di Kazuo. Nonostante i loro gradini di normalità, la famiglia di Kazuo considera lui una pecorina e Machiko un rifiuto di Tokyo. I due vengono invece accolti amichevolmente dall'eccentrica e anziana proprietaria di un caffè, Makumidori, che era l'amante del nonno di Kazuo. Ma poi tutto comincia ad andare storto, soprattutto dopo che Kazuo prende scioccamente a prestito una grossa somma di denaro e dà un sorzino implacabile, Omoinau. Ah, qui posso leggere tutta la storia. Kazuo sogna di vivere felice e contento nella felicità coniugale con Machiko. Ma la sua realtà diventa l'inferno di un debitore. Con Machiko a fare la garanzia umana. Cora, che ha fatto il botto sul grande schermo impersonando un giovane killer in Ember 2006 di Rocky, è la scelta ideale per Kazuo, ferito e selvaggio. Ha lo sguardo sottile e penetrante di un lupo affamato, appassionato e pronto alla sfida. Ma si vede qua. È lui, no? Quella donna potrebbe esistere? Quale donna potrebbe esistere? Suzuki resta da che da adolescente è stata protagonista dell'epica di fantascienza Return del 2002 e del dramma sua amicizia Hana Alice di Iwai e Shuji del 2004. Esegue tutto ciò che Hiroki le chiede e anche di più. La sua Machiko, pur avendo la scorza dura della lavoratrice del sesso, è lucidamente consapevole di tutto quello che le sta intorno, dalla sincerità bruciante di Kazuo al genio in casa della grande famiglia di lui. Allo stesso tempo ricambia gli accessi di passione e rabbia di Kazuo con il proprio ardore. La loro è una partita a pari. Questa è la trama più spiegata, proprio come il film. Posso fare questo film interessante? Ok. E questa è la locandina, quella di Occidentale, insomma, l'egoista. Ah, qua lo candido un altro albero, non è proprio un film, è un cortometraggio, insomma. Ho tanto su questa foto che c'è proprio sulla scheda, la scheda di My Movies, ecco. Questo è un documentario fatto a più mani, con più registri, più spezzoni. The Future for the Children in Fukushima, nel 2012, documentario. Il documentario è... Hiroki ha fatto solo 3 minuti questo pezzo. Un documentario composto da più parti, per sostenere la popolazione colpita l'11 marzo scorso, cioè insomma nel 2012 e nel 2011, la tragedia di Fukushima. A conto a un anno e a 3 morti in Giappone. Molti registi giapponesi hanno realizzato documentari entrambi il disastro che ha colpito la costa nord-est del Giappone il 11 marzo del 2011. Hiroki Ryuichi è fra i più brevi, solo 3 minuti, e più toccante. In viaggio verso la prefettura di Fukushima con una piccola truppa, ha girato scene con i bambini locali che ricoprono disegni le loro case e raccontano ciò che volevano essere da grandi. Altri bambini riflettono su ciò che hanno vissuto l'11 marzo e dopo, in particolare sul disastro presso la centrale nucleare di Fukushima, Daiichi, che ha costretto ad evacuare migliaia di persone che non hanno più fatto ritorno. Quindi ho fatto questo documentario, questo spezzone di 3 minuti. E questa è un'immagine di quel documentario. Purtroppo la bandiera non c'è. Allora, questo è un altro film. Allora, questo è... questo è Tokyo Love Hotel. Tokyo Love Hotel. Questa è la locandina... C'è anche una locandina qua. Infatti questo qua. Questa è la locandina originale, adesso tengo questa. Allora, qua c'è la scheda che vi ripeto, adesso vediamo quella. Tokyo Love Hotel, titolo originale, Sayonara Kabuki Show, letteralmente due Kabuki Show. Conosciuto anche col titolo inglese di Kabuki Show Love Hotel. Infatti, ho messo Tokyo Love Hotel perché è il Tokyo più famoso dei Kabukicho, non tutti sanno dov'è, questo è Kabukicho, dice Tokyo Love Hotel, quindi fa qui. Qui la titolo originale appunto è Sayonara Kabukicho. È un film del 2014 diretto da Yuichi Hiroki. È un film di 135 minuti, quindi abbastanza lungo. È stato presentato in anteprima al Tokyo International Film Festival il 7 settembre 2014, mentre in sala giapponese è uscito il 24 gennaio 2015. I film narrano vicende e vicissitudini di varie persone nell'arco di una giornata e una notte passate in Love Hotel a Kabukicho, il più famoso quartiere lussuoso del Giappone, sapete, il Love Hotel, sapete, gli alberghi a ore, famosi, insomma, adesso sono chiamati alberghi a ore, una volta c'era, non ci sono più in Italia, una volta c'era, gli alberghi a ore.
E già poi sono la botella chiamata la botella, che ci vanno le copiette, insomma, famosi la botella. Allora, vediamo qua. Allora, due importanti, allora, sciolta sommetani che fa trovo da Gashi, Asuko Maeda che fa Saya Iijima, poi c'è Yowon che fa Eya, che va a te. Allora, vediamo un po' di trama, vediamo un po' qua, qualcosa di pezzetto di trama, non tutto. Allora, Tom convive in un piccolo appartamento di Tokyo con la fidanzata Saya, una cantautrice in erba che suole debuttare nell'ambiente di Sugakyo con il suo gruppo. E lei gli confida di essere in contatto con un produttore che vorrebbe offrirle un contratto escludendo però gli altri membri del complesso dell'accordo. Della cosa che si è vista spesso, questa cosa. In varie storie, no? Che quando sempre, quando c'è questi gruppetti di reagenti, il suo caso gli dice, ma io ho risolto e quell'altro mi voglio. È sempre il suo conflitto che c'è, tocca abbandonare il gruppo e tutti il complesso perché fa carriera solo, uno solo. È convinta che il suo ragazzo lavori ancora come receptionist al Grand Pacific, un hotel di lusso a 5 stelle, ma in realtà egli è stato licenziato ed è a capo di un modesto lavo hotel in quello di Shinjuku, Hotel Atlas. Ricordo che Kabukicho è un quartiere di Shinjuku, Shinjuku è un quartiere di Tokyo, per la scatoscena. Comunque, Shinjuku ovviamente che è una, tipo un municipio di Roma, quindi una zona grande di, Roma, di Tokyo, Shinjuku, e Kabukicho è un quartiere di Shinjuku. Che Tokyo appunto è divisa in vari sottocomuni, insomma. Il grande agglomerato urbano di Tokyo è diviso in vari mini città, insomma. Shinjuku è una di queste, e all'interno di Shinjuku c'è Kabukicho. Hotel Atlas. Hotel lavora come donna delle pulizie Satomi, che conviene segretamente come compagno, Yasuo. I due devono sfuggire per altre 48 ore alle forze dell'ordine affinché il crimine commesso dall'uomo in passato, un'aggressione ai danni dell'ex marito di lei, cade in prescrizione. Intanto una compagnia cinematografica ha affittato una stanza nell'albergo per 2 ore, con intenzione di girarci un film porno. Tom scopre così che sua sorella Miyu è diventata un Abu Dhabi, come già ho detto prima, un idol di film porno. Una porno star. È spinta dal bisogno di denaro, dopo che i genitori hanno perduto la pescheria di famiglia in quel di Shiogama, dopo lo tsunami del 2011, vi dicono sempre questa cosa, del 2011, lo tsunami. Nel tardo pomeriggio, un'altra coppia si reca all'hotel. Hinako, un adolescente con problemi familiari scappata via di casa, e Masaya, un piccolo malfattore, e si finge un talent scout tentativo di circuirla e farla entrare nel giro della prostituzione. Dopo averla conosciuta meglio però, egli si pente e decide di rinunciare al suo piano originario, attirando su di sé di là il suo boss. Vedete, queste cose si potrebbero fare nell'albergo, come succede, quindi vari avventori, vari personaggi, sono tutte le micro storie all'interno di tutti quei personaggi che giro all'interno di questo albergo. Questa è appunto la locandina originale, questa è la locandina che ho trovato. Quindi da dove è uscito? Far East Film Festival, il famoso festival che fanno a Udine, no? Tutti gli anni fanno vedere sempre film dell'Asia, i film giapponesi, ma anche cinesi, coreani, vietnamiti, filippini, insomma, cioè, di tutta parte. Don Kong, l'Indonesia, cioè, beh, un festival molto bello. Dopo non ci ho mai avuto occasione di andarci perché è anche un po' lontano andare sulla Udine. Però è un festival molto famoso. Negli ultimi anni ho fatto anche film in streaming, se vedo. Ho vedo anche film in streaming. Allora, facciamo un altro pezzettino, sempre della trama di questo video. Nel frattempo, Eya, una sudcoreana, a cui è scaduto il permesso di soggiorno, ha deciso di fare ritorno in patria, affronta l'ultimo giorno alla Juicy Fruits, un'agenzia per la quale lavora come escort. Il suo fidanzato, Chong Su, convinto che ella sia una semplice hostess, ha invece optato per rimanere in Giappone, e la loro relazione sembra essere arrivata a un bivio. Heia si reca all'hotel, dove si incontra con uno dei suoi clienti abituali, il tiro e personale Salaryman Amemiya, Salaryman appunto sarebbe l'impiegato. Amemiya, che al termine della loro ultima notte insieme, ne si dichiara. Chong Su, però, venuto a sapere della vera professione di Eya, provato un incontro con lei durante il quale le confessa che anche lei ha dovuto prostituirsi in modo tale da sbarcare l'unario. I due si riconciliano e decidono di lasciare il Giappone e ritornare entrambi in Corea. Quindi vedete tutte queste storielle all'interno del film. L'hotel è teatro anche nella tresca tra la detective Rikako e il collega Shinjo, ma quando la prima riconosce nella donna le pulizie artefici di uno dei casi irrisolti, ella decide di mettere a repentaglio la carriera di entrambi nel tentativo di arrestarla. Sono
Sodoma riesce però a tenersi alla larga da lei fino a estinguersi del reato e a ricongiungersi con Gesù. Tra incredulità e ritrovo, anche Isaia sopraggiunge a Berg in compagnia di Takenaka, autore di suo grafico in capo alla Bright Music, al quale si concede con la promessa di un contratto per l'incisione di un disco. La vicenda, sommata al resto della situazione, prova fortemente Toru, che, esasperato e convinto di meritare qualcosa di più dalla vita, decide di lasciare il lavoro al Hotel Alcaraz e ritornare a Shogama, nonostante i tentativi di Saya di ricostruire il rapporto ormai compromesso. Tutt'altra cosa. Allora, diciamo un po' quella specie. Produzione, allora, ripresa. Il film è ambientato tra le vie di Kabukicho, noto quartiere uscito il 16 giugno, a Tokyo. Yuji Hiroki, noto per i suoi trascorsi come regista di Pink Eiger, cioè Piccolo Rispondente Erotico Softcore, ritorna parzialmente ai suoi origini, lavorando nuovamente con Haruhiko Arai, autore delle sceneggiature di due dei maggiori successi di Hiroki, Libretto del 2003 e It's All It Takes del 2005. Il film si avvale anche della fotografia di Matsushiro Nabeshima e delle musiche di Ayano Tsuji e Eiichi Yasui. Nel cast figura una sciolta Sometani, vincitore del premio Mastroianni 2011, attrice sudcoreana Lee Eun-woo e le star pop Atsuko Maeda, ex star del AKB48 e Asuka Inoue del Inoue Team e Son Yi-Wong, membro dei Boy, la boy band 5 Tion, cioè 5 Tion, nel senso. Completo il cast, Kao Mitami, Yutaka Matsushige, Nao Aoi, Junya Murakami e Tomohiro Takuchi. Il film è stato presentato in anteprima al Festival, al 30° Festival di Toronto, a Busan, per la passata in Italia, in Italia, in Giappone è uscito il 24 gennaio 2015, mentre in Italia è stato distribuito da Tucker Film a partire dal 30 giugno 2016, che questo film appunto in Italia è arrivato. C'è la critica, ok. Insomma, questo film è stato interessante, beh, film così ticorali, no? Qui c'erano vari personaggi, quindi, tutte le varie storie. Allora, altro film. Allora, questo qua. La scheda solo su MyMovie e questo è allora Otoko no Isho, serve insieme a un uomo, sempre che Otoko è un uomo, Isho è insieme a un uomo, fine 2015, forse c'è qualcos'altro qua, incontro con un uomo misterioso, non ci serve il trailer che parte, aspetta. In seguito alla morte della nonna, Tsugumi Dozono decide di trasferirsi da Tokyo nella casa lasciata dalla sua nonna. Un giorno, un misterioso uomo di mezza età, di nome Kayeda, si presenta e chiede di poter rimanere per la notte. Tsugumi non capisce molto la natura del rapporto che sua nonna ha avuto con Kayeda, ma i due cominciano a vivere insieme. Questa è la trama. Questo personaggio è a 30 anni, insomma, nella casa, il giovane, la nipote è quello che conosceva. Insieme a voi. Otoko no Isho. Ok, questo è quello che vediamo tratto da manga. Tratto da un manga. E dopo vediamo anche la scheda del manga. Allora, questo è Stop Etch. Questo manga non conosco, mi pare che in Italia non è uscito. Questo sì. Ah sì, è uscito anche in Italia, se dopo vediamo. Vi faccio vedere la copertina del manga. E vi dà quella scheda su Ariotica. Avanti, allora, si apre la scheda su MyMovie. Allora, Strobe Edge, fine 2015. Fine 2015. Ah, si sì, vediamo qua. Allora, Ninako Kinoshita è una studentessa al primo anno delle superiori, senza esperienza di amore. Ren Ichinose è un ragazzo della sua scuola popolare con le ragazze. Dopo aver incontrato Ren sul treno durante la gita a casa, Ninako comincia a incontrarlo sempre più spesso e ad innamorarsi, praticamente di lui, ma Ren ha già una ragazza più grande. Il film è incentrato sulla relazione tra i due personaggi e
Vediamo, io qui ti chiedo, amici, insomma, un show di magia. E tanto show c'è un film, show di magia. Infatti studiamo questo qua. Questo qua, questo è il manga originale, questo qua. Vediamo se è pubblicato su Gaeta Manga, quindi è stato pubblicato a Panini Italia. Vediamo se è qualche scheda di manga. Allora, la scheda di manga, perché ripeto, insomma, la trama è quella. Vediamo chi è l'autore di tutto. Allora, adesso su quando apri la scheda, quando apri arriva qui che prima parte il video del film di One Piece, l'ultimo film One Piece. Allora, Strobe Edge, titolo originale, perché in inglese è quello che dico. La casa editrice Shueisha, l'autrice è Yo Sakisaka, dovrebbe essere donna, sì, Yo Sakisaka, e assistente. No, capito. E ci sta disegno assistente, questa è Barbara, sì, assistente regia, Shinjiku, comunque un shoujo, genere commedia drammatico, scolastico, sentimentale, self-love, scritto nel 2007, 2010, 10 volumi, 10 volumi, 43 capitoli, e ho pubblicato da Panini Comics. Allora, la prima trama dice, Inako è una con esperienza in amore, trova il calmo e geniale Rena, il suo principe azzurro. Peccato che sia un amore a senso unico e che Inako debba quindi imparare a confrontarsi con quel suo nuovo tipo di esperienza. Perché lui è uno dei più eroi d'oro, e se ne amore lui, c'ha altre cose a cui pensare. Quindi è un shoujo, classico shoujo manga, abbastanza recente, insomma, fino al 2010, ho tanto per finire. L'ho pubblicato in Italia da Panini, Planeta Manga. Ok, anche questo è nato film live action, quindi tratto anche questo da manga. Anche questo da manga. E questo è Poison and Me. P2JK, Poison and Me. Questo è il titolo. Ovvero. Allora, prima vediamo il film e poi vediamo anche la scheda del manga. Allora, Poison and Me. Film 2007, 2017, 124 minuti. Un amore impossibile tra una giovane studentessa e un agente di polizia viene messo alla dura prova da un inevitabile scontro. Una drammatica storia d'amore. C'è un po' qualcosa scritto un po' di più, vediamo. Dice, Kako Motoya frequenta il primo anno di scuola superiore. Un giorno si finge una studentessa universitaria e prende parte a un appuntamento al buio di gruppo. Incontra Kota Sagano, un 23enne con cui sente subito una grande sintonia. Quando poi un ragazzo viene a sapere che la giovane frequenta ancora le scuole superiori, il suo atteggiamento verso di lei cambia radicalmente. Kota è l'ultimo agente di polizia e Sabrina, nonostante la voglia che prova per la ragazza, che non può uscire con lei, eccetera, mi rende. C'è poi da un poliziotto. Ci scrivo di Patricia, prima le scuole superiori, quindi c'ha 14, 15, 15 anni, 15 anni, perché le superiori sono 15, 16, 17. A 15 anni si fanno, 3 anni superiori si fanno già poi. Fino a 11 anni si fa, che fa da, sapete no, che già poi la scuola sono, quindi l'elementare sono 6 anni, non è 5 ma 6 qua. E quindi si fa dai 6 ai 11 anni, poi 12, 13, 14 si fa le medie, 15, 16, 17 si fa il superiore, quindi a 17 anni non finisce il superiore, e va all'università, e 18, 18, 19, 20, quindi 20, 21 si fa, uno si laurea. Adesso è cambiata anche la legge della maggiorità, no? In Giappone, non è più. Fino alla fine scorsa era 20 anni, adesso è 18 come da noi. È cambiata fatto questa rivoluzione, insomma, ha importato la maggiorità a 18 anni in Giappone, fino a 20 anni. Allora, quindi questo è lui, appunto, sto poliziotto, lei si chiama questo poliziotto, lei, questo è il manga. Questo è il manga, questo è pubblicato in Italia, è pubblicato la stessa cosa. E questo è un shoujo, insomma, un shoujo manga di questo. Avanti, vediamo la scheda. Allora, il titolo di un appunto è B&B, chiamato B&B e Poison and Me. Poison e Joshi Kusei, titolo originale. Fate pure JK. P2JK. Casa editrice Kodansha. La storia di segni di Maki Miyoshi,
non scioglie appunto. Come il drammatico scolastico sentimentale, scritto nel 2012, 16 volumi. Vabbè, 2012, ma quando è finito? 16 volumi, credo che l'ha scritto il primo anno. Pubblicato da Universal Comics. Allora, è un po' così, dice qua come la cava. Diciamo, cioè, incontrare l'anima gemella è un appuntamento di gruppo, ma un appuntamento di gruppo non è facile come si può pensare. Eppure, Peccato e Cota, Caco e Cota, tutto sembra filare nel migliore dei modi. Il film dice, la conversazione è piacevole e la scintilla sta per scattare. Cosa mai potrebbe intralciare l'ordito? Beh, per esempio il fatto che lei si sia spacciata per una 22enne quando in realtà è ancora una studentessa superiore. Il fatto che lui si riveli essere un terreno poliziotto di quartiere, cambiando totalmente l'atteggiamento con confronti di Caco, appena viene a conoscenza della sua reale età. Sono finita, tutt'altro, quando Cota dà prova di tutto il suo eroismo, sventando un'improvvisa aggressione, il cuoricino già palpitante di Caco, e finisce per esplodere in mille pezzettini amorosi, lasciandola definitivamente cotta a puntino. Forza Caco! E se vuoi sconfiggere le convenzioni che fanno breccia del bello e riflessivo agente, devi imboccarti le maniche e metterci la tua. Tramatata istituito e Starcomics. Dopo essere aggiudicata il 41esimo Kodansha Manga Award nella categoria Shoujo, che è andato bene. Quindi questa cosa è un po' strana, poi diversa, insomma, Shoujo Manga scolastici, un po' diversa. Quindi la ragazzetta che si chiama di poliziotto. Ok, altro film, questo tratto dal vivo. Di cui abbiamo già parlato, quando abbiamo parlato di quest'autore, quando ho fatto la scheda di quest'autore, abbiamo parlato di questo libro. Ah, non ricordo. Ma forse no. No, forse no, perché mi confondo che ce l'ho, io questo libro qua ce l'ho. È la copertina, questa copertina di libro. Cioè, è la locandina del film, però la copertina di libro è la stessa. Allora, questo è. Infatti, no, non ho parlato, non ho mai parlato di questo libro. Perché. Ho di voi scelti con cui l'autore non ha parlato. Adesso è un altro che ha la scheda. Comunque, io il libro ce l'ho, per quello mi sono confuso. Perché la copertina del libro qua è uguale a Locandina più. Miracle of the Namibia General Store, questo è il libro. Fine 2017, drammatico. Mi serve i miracoli del General Store, serve il negozio di generi mentali, serve il negozio di Namibia. Non c'è niente. No, non c'era no. No, perché non c'era no. Non c'è niente da no. Vediamo cosa c'è anche. Ho messo la locandina. No, questo è quanto prima. Allora, aspetta, quindi vediamo qua mi trovo. Allora. Aspetta, non lo so, guarda. Vediamo che trovo. Se trovo il. La scheda del libro, se vediamo cosa trova la scheda del libro. Miracoli. Del negozio, per nome del negozio. Aspetta, il titolo, non mi ricordo qual è il titolo del libro. Qua c'è scritto. L'autore. Che titolo ne ha questo? Adesso qua non lo ricordo. Un attrezzo che cerco qua. Cioè, leggo di libri qua. Adesso non vedete, ma adesso qua cerco là. Se lo trovo qua. Allora. Non mi supporto, ma non lo trovo. Non cercavo direttamente, metto direttamente in scheda. Il link della scheda di libro. Allora, vediamo Ah, ecco qua, ecco, il titolo è italiano, è L'Empoio dei piccoli miracoli, ecco qua il titolo italiano, di Keiko Gashino, è lo scrittore. La scrittrice, Keiko, no, non mi ricordo.
Comunque, allora, l'impoglio dei piccoli miracoli. Adesso vediamo se c'è. L'impoglio dei piccoli miracoli. Romanzo di Keigo Higashino. Romanzo. Lo sa che film. Allora. L'impoglio dei piccoli miracoli. Allora, se vai a guardare un attimo, facciamo il libro. Vedete qua, il libro è figo. Siamo lì, da. Allora, un attimo, apro la scheda, IBS.com.7, la casa, cioè il sito dove si può acquistare. Allora, un po' di piccoli miracoli. Di Keigo Higashino, autore. Allora, una storia magica su intrecci del destino, sui piccoli miracoli che potevano compiere ogni giorno le vite altrui. Se solo imparassimo ad ascoltarlo. Allora, tre giovani ladri, un po' pasticcioni, Shota, Kohei e Atsuya, hanno appena svaligiato una casa in una piccola cittadina di campagna, quando vengono lasciati a piedi dall'auto in cui sarebbero dovuti scappare, decidono allora di nascondersi in un vecchio negozietto che sembra abbandonato, e poi una miglia. In quella notte, però, succede qualcosa di strano. Una lettera viene infilata sotto la serranda, passata al negozio, e una richiesta di aiuto indirizzata all'anziano proprietario dell'emporio, che anni addietro era diventato celebre perché dispensava massimi di saggezza e consigli di vita a chiunque gli chiedesse una mano. I tre così decidono di fare le sue veci e depositano una risposta scritta fuori dalla porta. Shota, Kohei e Atsuya, pensando di aver risolto la questione, tornano a discutere della fuga dall'alba, ma dopo qualche istante giunge la replica, e questa volta capiscono che incredibilmente queste lettere sono inviate a qualcuno che vive nel mio stradone, più di 30 anni indietro rispetto al loro presente. Da quel momento le lettere di aiuto si moltiplicano, inviate dai nuovi mittenti, ognuno con i propri problemi, tutti diversi e tutti complicati. Coinvolti in questa bizzarra macchina del tempo, i tre ladri decideranno di prestare il proprio aiuto a tutti quelli che lo richiedono, provando con le loro risposte a cambiare in meglio il passato, scegliendo il miglior destino possibile per questi perfetti sconosciuti. Questa è la trama, appunto, del libro, e il film, insomma, guarda. Beh, questo libro, insomma, ancora non l'ho letto, ce l'ho, ma ancora non l'ho letto. È un libro recente, mi è uscito abbastanza recente. Quindi, un po' si fece qualche dato in più. Bravo. Qualche dato in più sul film. Ah, ma c'è la scheda Wikipedia, dove è la scheda Wikipedia? Aspetta, c'è la scheda Wikipedia, non ho visto la scheda. Ah, c'è la scheda Wikipedia. Ah, me l'ho sfuggito. Ok, allora, la scheda Wikipedia dice: Impone i piccoli miracoli. La miglia è Zeccate no Kiseki. È un romanzo fantastico, dice un romanzo. Allora, l'opera letteraria è stata trasposta in un film giapponese diretto da Yuichi Hiroki, distribuito nel 2017. Allora, il film è uscito nel 2012, il libro è uscito nel 2012 e il 2017 è uscito. È un film cinese diretto da Yang Jie, con protagonista Jackie Chan, distribuito nel 2018, quindi c'è stato anche il film cinese. Allora, piccolo un po' è questo qua, personaggi, quindi stiamo facendo sia un film giapponese che un film cinese con Jackie Chan. Sono film Jackie Chan, ma ho fatto un intenzionale perché molti film Jackie Chan non li ho visti. Come esempio Jackie Chan, non so se sapete, ho fatto un film che ha un corpo che ha passato su siti altri, quindi quello da mi sa che si è visto mai. Allora, andiamo avanti. Allora, altro film. Oh, qua la scheda me l'ho persa. Questa è la scheda del libro, quindi. Allora, prossimo miracolo. Allora, questo è Side Job. Side Job, ti do un punto in inglese, ma. Questa è la locandina originale, la maschera su MyMovie. Film del 2017, drammatico di 120 minuti. Oltre che nel racconto di morti, è anche nella miseria dei superstiti che vive la tragedia. Questa è la ICP, insomma, la descrizione. Un film che unisce il dramma a punte di ironia sottile e intelligente, lirismo crudo e realismo.
chiudo blocco non si ferma e fermati parte sempre il trailer insomma un po' fastidioso sottofondo. Allora, dice Miyuki è un'impiegata comunale che vive con il padre, abituale frequentatore di bar e slot machine, in cui, e sale slot, in cui sperpera il poco denaro che ha. Un'abitazione provvisoria, alcuni anni dopo il disastro di Fukushima, sempre sul posto di disastro, quindi siete voi, questa cosa qui. Ha influenzato molto, no? Insomma, è stato un evento molto grande della storia giapponese, quindi i figli sono venuti dopo, molti decisi ci hanno lavorato sopra, su quello che è successo. Nel fine settimana si reca a Tokyo ufficialmente per imparare l'inglese, ma in realtà dei fatti è un'altra. Durante la settimana si prende cordialmente cura del padre, riservandogli tutte le cure possibili, quasi volesse redimere ciò che poi andrà a fare il weekend. Miyuki si prostituisce, lavora come escort e non sappiamo il motivo. Seppe accumulare e risparmiare denaro per far fronte alla povertà in cui lei e il padre sono piombati in seguito al terremoto o per una più recondita pulsione. Da non dimenticare che l'ispirazione del side job nasce da un libro scritto dallo stesso Yoki, ha quindi scritto un libro consunto dall'osservazione delle condizioni in cui versava il suo paese e ansioso di raccontarne ogni singola sfumatura attraverso la pluralità di voci che emerge dalla sua storia, una storia di disfatte e rinascite spirituali, crolli psicofisici e riappropriazione della propria identità e sopravvivenze all'interno di una realtà immobilizzante. Non è facile la vita nella città, un posto senza nome, una città invisibile, sorvolata da tristezza e nostalgia, dove la memoria non esiste più, non esiste perché il male l'ha cancellato di cosa. Le voci nel racconto vanno e vengono, spariscono, si accavallano. Vediamo continuamente persone parlare, discutere sul proprio futuro, alzare guardigli gli occhi al cielo, scrutare le maree e non lasciarsi sfuggire la presa terrestre. E per quanto quest'ultima possa essere una prigione, resta il solo tangibile appoggio di salvifico, appiglio salvifico. La storia di Rocky è universale proprio per questo. Riesce a sovraimprimere nell'immaginario dello spettatore un mucchio di verità, sotteso e non detto esplicitamente, ispirandosi della polarità della narrazione. Tutti sono lì, assorti nell'attesa di un qualcosa che non c'è. È dato sapere se si paleserà o meno. È così interessante quello che ho fatto anche lì, tratto dal suo libro. Deciso, ha scritto un libro, poi ci ha fatto anche più su. Questo è molto bello, come dire, come film, insomma. Una spiegazione sarebbe bello. Allora, questo non so se è entrato anche questo a mano, forse si perde. Dato che apro la scheda, allora questo è. Ah sì, questo infatti lì. Questo è tratto da manga. Questo è Marmalade Boy, Marmalade Boy famoso che è un manga famoso anche là. Marmalade Boy, allora qua c'è la scheda, metto questa scheda. Questa è la scheda del manga. Ok. Allora qui la scheda proprio del film non c'è, su Wikipedia c'è il manga che però diceva che è stato fatto live action. Allora, un film live action basato sulla storia. È uscito il 27 aprile 2018, prodotto da Warner Bros. Japan, diretto da Ryuichi Hiroki, con la sceneggiatura di Itai Kosano. I due protagonisti sono interpretati da Hinako Sakurai e Ryu Yoshizawa. La sigla è intitolata Koi e dei Green. Diciamo, film è 1827 minuti sentimentali, infatti non so già di questo. Ah, comunque la trama, adesso me la leggo. La scheda. Via con la scheda Wikipedia, perché insomma c'è la scheda Wikipedia, la scheda anima click perché qua la trama non la dice il film. Quindi via con la trama del manga. Ah, questa è la locandina del film, Marmalade Boy. E quindi questa è la cosa, cioè la copertina del manga, pubblicato noi da Pride Manga. Marmalade Boy, piccoli problemi di cuore, sarebbe il titolo italiano, infatti dopo ce l'hai fatto anche la serie anime, no? Il passato in televisione. Mediaset, che credo sia stata anche censurata pesantemente, una di quelle serie è stata molto più censurata.
Marmelade Boy, titolo originale. Cazzo di Shueisha. Storia e disegni di Wataru Yoshizumi. È un shoujo sentimentale, scritto dal 92 al 95 e 8 volumi. Annunciato una edizione, ha fatto una edizione, pubblicato da Panini. Abbiamo una trama, questa trama del manga, che però è uguale al film, insomma. La protagonista, Miki Koishikawa, è una ragazza vivace e spensierata che passa il suo tempo al liceo con gli amici Meiko e Ginta, con cui condivide la passione per il tennis. Un giorno apprende una pessima notizia. Con il sorriso sulle labbra, i suoi genitori le comunicano di voler divorziare. Miki rimane totalmente basita quando i genitori aggiungono che avrebbero vissuto in una nuova grande casa con rispettivi partner conosciuti a Hawaii. Uno scambio di coppie in pianura, che porta alla vita di Miki una specie di fratellastro, Yu Matsuura. Miki lo paragona alla marmellata di arancia, forse proprio Marmelade Boy, il ragazzo marmellato, che dietro l'aspetto dolce nasconde un altro gusto amaro, e lo soprannomerà Marmelade Boy. Yu ricambierà il favore, soprannominata Mustard Girl, cioè ragazza mostarda, per via del suo carattere vispo, piccante e pungente come la mostarda. I due superano gli iniziali disaccordi, finendo per fare amicizia. La vita di Miki si copre ulteriormente quando la sua vecchia fiamma, Ginta Suo, si dichiara proprio quando Miki capisce di provare qualcosa di serio per Yu. La serie, dapprima suddivisa in 16 uscite dall'editore italiano, è poi stata ristampata più volte seguendo il formato e le nominazioni originali, quindi 8 volumi. E faceva sempre la solita cosa che sapete, all'inizio sia Star Comics che Planet Manga, faceva queste cose che pubblicavano il manga a metà, no? Cioè, un numero originale era diviso in due, quindi facevo edizione sottilietta, cosiddetta, no? Quindi facevano più volumi. Dopo cominciavo a capire, insomma, negli ultimi anni cominciavo a pubblicare i volumi manga allo stesso volume, stessa lunghezza di quelli originali, Tankobon. E quindi adesso, di solito, quando esce un manga, una serie in Giappone, magari sono 10 numeri, e anche adesso sono 10 numeri, quindi non fanno questa cosa di divisa a metà. Di solito non lo fanno più. E una volta facevano. Anni 90, quindi la Marmelade Boy produce appunto anche l'anime. L'anime che è del 94, l'anime. In action, infatti, abbiamo qua la scheda di action, qua che dice, che su anime click c'è la scheda di action. Del film, vediamo come dice, qualcosa di più. Vabbè, quello della trama. Film, ma sentimentale, self-life, nel 2018, viaggi netto su tutti gli anni, quindi non è mai uscito, no? E basta, dopo queste schede qua, che dice che è regista, che non dice niente. Adesso schede, non è che si fa tanto per le schede di anime che sui film, perché non ti spiega quasi niente. Cioè non ci mettono i dati che si mettono i soldi nei film, il regista e cose. Quelle cose basilari che si mettono sulla scheda di un film, insomma. Allora, vediamo un attimo come dice l'animazione. L'animazione del 94-95. Commedia squadra sentimentale, serie TV. 76 episodi, per lungo, insomma, la manga di 8 volumi, ci cioè, hanno fatto 76 episodi, per lungo. L'hanno pubblicato, cioè, trasmesso da Mediaset, insomma, tagli su tagli. Perché stava pesantemente censurato, insomma. Hanno censurato molto, insomma, le storie, perché c'erano anche cose, insomma, cioè, le solite cose che Mediaset fanno, perché dice, comunque gli anime pensavano sempre a target dei bambini, dice, ma gli anime non sono solo dei bambini. E purtroppo hanno fatto questa cosa, che hanno trasmesso anime che, insomma, sono per adolescenti e giovani adulti, ma hanno considerato per bambini, quindi hanno censurato. Fatto questa cosa. Allora, altri tre film, poi abbiamo finito. Ride or Die, questo. Su Netflix, è un film che ho fatto su Netflix direttamente. È uscito su Netflix. Un attimo che apro la scheda. Tempo che si apre. Ok. Film del 2021, quindi molto recente, di 149 milioni. Due donne, una uccideva una e l'altra le ha chiesto di farlo. Questo road movie racconta la loro fuga senza una meta e il viaggio caotico che avvicinerà inaspettatamente.
lei aiuta una donna che ama, la devo, a fuggire dal marito violento. Abbiamo 16. Lei è Kiko Mizuhara, l'attrice, è nata e cresciuta in una famiglia per l'estate e ha sempre avuto tutta la vita. Un giorno riceve una chiamata da Nanai, un amisato, un'amica per cui prova qualcosa di cielo e che non vedeva da 10 anni. La felicità di lei, però, ha vita breve, perché rimane sconvolta nel vedere che la donna è vittima di violenza domestica. Quando Nanai le spiega che si sente in trappola e teme per la sua vita, lei gli dice che il marito merita di morire. Nanai le chiede quindi di ucciderlo per amore, dando inizio alla storia della loro fuga senza una meta. Questa è la trama. È un film abbastanza, insomma, tosco come trama, drammatico. Ok, questa piccola guardia. Allora, altro film, e poi l'ultimo vediamo oggi, questo è proprio i più recenti, proprio usciti da poco, l'ultimo che ha fatto. Tutti i due punti sono dell'anno scorso, del 2022. Allora, questo è Phases of the Moon, quindi le fasi della Luna. Un attimo, si apre la scheda. Dai. Sempre scheda su Google. Ah, un attimo, che non si apre la scheda. Non si apre. La scheda non si apre. Dai. Via, la scheda qua non si apre. Ecco, si sta aprendo. Un po' lento qua. C'è un sacco di cose aperte, ma allora. Faces of the Moon. Quindi 2012 e 2022, 188 minuti. Kei Osanai gode di una vita tranquilla e felice con la sua moglie Kozuka e sua figlia Rui. Ma sua moglie e sua figlia muoiono in incidente. La vita di Kay cambia improvvisamente. La fase tradizionale. Una vita stavolta. Allora, Kay Uzanai, come ha fatto il mondo, ripete qua, riceve l'incidente. Un giorno, un uomo di nome Akihiko Izumi fa visita a Kay e dice che il giorno in cui Kozue e Rui sono morti, perché sono morti, Rui, che era un completo estraneo per lui, stavo andando a trovarlo. Akihiko gli racconta di una donna di nome Rui Masaki che una volta amava. Queste persone che non sembrano imparentate si connettono sotto il nome di amore. È scritto un po' strano questa cosa qua. È scritto strano, sta recensione un po' così, mi si capisce un po'. Ma questo è drammatico, insomma, è una cosa un po' strana. Ultimo film. Allora, ultimo film. Adesso qua pronuncio la parola Noise, Noise si chiama pure Noise, si dice pure Noise. Mi sarebbe, aspetta, questo qui è Noise in inglese? Rumore, pare. È rumore Noise in inglese, non mi ricordo. Noise. Dovrebbe essere rumore, no? Aspetta, non mi ricordo. No, se si fa rumore, mi ricordavo, rumore, no, se rumore, fine 2022, 188 minuti azione, un omicidio metà di vent'anni in equilibrio in un'isola lontana dove tutto sembra apparentemente tranquillo, una parabola etica dai gusti e dai giusti ingranaggi che esplora il grottesco, questo è proprio recente. Allora, come per tante comunità hawaii, la popolazione dell'isola di Shishikai, in Giappone, è in calo da tempo. Ultimamente, però, la fragile località intravede una possibilità di stimolo economico grazie alla coltivazione del fico nero, opera dell'agricoltore Keita. Poco dopo, uno sconosciuto dall'aria tormentata viene avvistato sull'isola e, prima che possa essere arrestato dal poliziotto Shinichiro, da poco promosso, rapisce la figlia di Keita. Ne segue una caccia che vede coinvolti Shinichiro, Keita e un suo amico, Giulio. Il suo amico Giulio, che terminerà in tragedia e trascinerà i semplici abitanti dell'isola in un vortice di cospirazione e delitti. Allora, qua c'è la citazione. Il lavoro di un poliziotto è di aiutare i residenti dell'isola, dice l'anziano collega, prima di partire su un traghetto, lasciando la guardia del luogo
a Giovane e gli esperti di Sicilia. Quando l'isola può diverso a sé stante, in cui verità e menzogna assumono valori arbitrari decisi dalla collettività, è un topos sempre integrante, che per i rimanere sul cielo asiatico è stato trattato come premesse simili da Park Ju-moon nel coreano Act of the Way. Hiroki evita il registro puramente drammatico e evocativo in favore di toni che a volte sfiorano il grottesco, oppure fanno da satira sociopolitica. La posta in gioco è un risparmio delle autorità cittadine che hanno bisogno di Keita e dei suoi fichi per ricevere dei fondi statali e che a più riprese sperfeggiano l'ipocrisia dei personaggi. Ben recitato, in una manciata di ruoli che devono giocare per sottrazione, da bravi buoni cittadini impauriti dalle loro stesse azioni, Noah e Noise, allarga il campo ad altri personaggi, tra cui spicca la sindaca fuori di testa di Kimiko Yo, a dare un senso di molteplici prospettive e di un legame sociale che è davvero pervasivo. Rimane una storia di un disastro annunciato, con le morse della giustizia, quella esterna all'isola, che si stringono attorno al povero Keita in modo lento e inesorabile. Hiroki le accompagna con una regia funzionale, in una parabola dal valore etico, in cui il macchinario il narrativo ha gli ingranaggi al posto giusto. Questa è la critica del film. E questo è proprio l'ultimo film che ha fatto, più recente, insomma, quattro anni. Ok, abbiamo visto tutti i film di questo regista. Questo regista, insomma, che è interessante, adesso purtroppo noi troviamo visto solo i film più recenti, anche quelli più estivi, insomma, c'erano i primi che ha fatto, come abbiamo visto leggendo la biografia, che sono più, insomma, softcore, quindi insomma, quindi anche per cui forse non c'è la trama, insomma, non si trova un'altra trama. Comunque abbiamo visto questo regista che è abbastanza interessante, mi ha fatto anche questi film live action, quindi tratti da manga, ma anche film drammatici, film, insomma, di un certo spessore, interessante. Purtroppo non molti sono giunti in Italia, però qualcuno si è visto. È giunto anche in Italia. Ok, adesso tutto a posto. Una cosa. Ok. Allora, e quindi niente, film live. Film live. Spero sia stato interessante, questa, insomma, abbiamo parlato di questo regista, che tutti conoscono, appunto, è poco conosciuto in Italia, insomma, però ho visto delle opere interessanti. E allora noi ci vediamo sabato e continuiamo con l'esplorare Giappone Web Apps e vediamo ancora a Kyoto, che c'è ancora qualcosa da vedere a Kyoto, insomma, interessante, c'è ancora da vedere. Esploriamo anche qua, adesso che poi c'è qualcos'altro da vedere, o c'è cose da vedere a Kyoto. E proprio prossime volte, prossime settimane, andremo a vedere altre città. Faremo Osaka e poi anche altre città. Luoghi interessanti sempre in Giappone. Ma tipo posso, insomma, ti posso, devo vedere di cosa parlare, non so se parlo di manga oppure di arte, se vediamo un po'. Proprio preparare schede, che devo far coincidere, perché parlo di manga aprile di febbraio, vi farò vedere appunto l'uscita di gennaio, quindi c'è qualcosa ho preso, ma non tutto, quindi sono le prime cose che sono uscite. Le ultime cose di dicembre e le prime cose di gennaio ho preso. Quindi c'è qualche novità, un paio di novità che sono abbastanza interessanti e poi vediamo. Comunque vediamo, non lo so, adesso se parliamo, magari vi dico sabato, se parlo di, cioè martedì prossimo se parliamo di arte oppure di manga, vediamo. Comunque se sono interessanti, questi dai, quindi iscrivetevi al canale, non costa niente, quindi cliccate sulla campanella e diventate follower qui del canale su YouTube. Come tante volte, quindi Twitch non c'è più, quindi c'è ancora l'account, proprio il canale non c'è più, non faccio più live su Twitch, quindi faccio tutto qua su YouTube. Quindi se volete sostenere il canale, intanto iscrivetevi al canale come ho detto prima, non costa niente, basta cliccate sulla campanella. Poi se volete potete fare più collaborazioni tramite stream su coffee.com o coffee.com, i due siti uguali, entrambi sono validi. E poi se volete potete acquistare il mio ebook, lo trovate su Amazon a 5 euro. Facendo queste cose potete sostenere il canale. Poi ci sono gli altri social, come ho detto prima, quindi oltre al mio canale YouTube, dove trovate tutte le recente che ho fatto, quindi tutto quello che riguarda di manga, tanto giapponese, cinese giapponese e arte giapponese, arte contro giapponese che potete guardare. E quelle che facciamo appunto. Prima giocavamo a giochi vintage, vediamo qualche video, adesso facciamo appunto escursioni su Google Maps, con Google Maps su Giappone, giriamo con il Giappone, e quindi
trovate tutti i tutorial che ho fatto qui sul canale YouTube, più i video che ho fatto in 3 anni, questi già qua, questi video che ho fatto in bici, che ho registrato, quindi posti ben interessanti, vi dopo già. E trovate tutto sul canale YouTube. Poi c'è la pagina Facebook, dove metto sempre gli annunci, che faccio andare pure, no, metto sempre l'avviso, e mattinata, di solito. Iscrivetevi, quindi state sempre aggiornati. E vedo anche tutti i link, varie cose che pubblico sulla pagina Facebook. E poi c'è il gruppo Facebook, poi mi iscrivete alla pagina e vi invito al gruppo. Poi c'è Instagram, dove trovate foto, disegni, cose varie, TikTok, dove metto i video, e a me, TikTok, ma anche io c'è il mio punto di vista. Allora, niente, quindi io e voi ci vediamo sabato, e vedremo un altro po', giriamo un altro po' per... Comunque in marzo giriamo un altro po' per Chioggia. Quindi, un saluto a tutti e a tutti. Buonanotte e alla prossima.